Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale di questa sera con una nuova nota della Conferenza Episcopale Toscana che è arrivata proprio adesso, nella nostra redazione, quindi, ve la vado a leggere praticamente in diretta, la leggo con voi. La Conferenza Episcopale Toscana si è riunita questa mattina all'eremo di Lecceto. Tra i temi all'ordine del giorno, quello delle misure adottate dal governo italiano per contrastare la diffusione del coronavirus e di come queste incidono sulla vita delle comunità cristiane e dei singoli fedeli. I vescovi toscani hanno manifestato la loro piena sintonia con la posizione espressa dalla Conferenza Episcopale Italiana, condividendo con tutti i vescovi italiani la comune preoccupazione di fronte all'emergenza sanitaria che sta interessando il paese. Sempre in sintonia con la CEI, esprimono anche il loro disagio di fronte alla prescrizione fortemente restrittiva di sospendere la celebrazione pubblica delle sante messe, che viene comunque accolta nell'ottica della reciproca collaborazione per il bene del Paese in vista della tutela della salute pubblica. I vescovi fanno richiamo da questo punto di vista al senso di responsabilità che in questi giorni si attende che venga praticata da tutti e in modo particolare da un soggetto pubblico come la Chiesa. Evitare tutto ciò che può favorire gli assembramenti di persone, sottolineano i vescovi, limita molto la dimensione comunitaria della vita cristiana, ma è un limite che va accettato per evitare il diffondersi del contagio. Questa misura implica la sospensione della messa con il popolo e di ogni altra funzione liturgica pubblica, sia in luoghi chiusi che aperti. Per quanto riguarda le esequie, la cui sospensione è esplicitamente richiesta dal decreto governativo, i vescovi esortano a sostenere i familiari nel loro dolore con la benedizione del feretro che, non potendo essere fatta in chiesa, può comunque svolgersi in forma privata, come previsto dai libri liturgici, assicurando anche i fedeli che si potrà celebrare la Santa Messa in suffragio del defunto una volta superata questa emergenza. Ecco, la nota della Conferenza Episcopale Toscana è piuttosto lunga, ma appunto leggendola in diretta con voi, ve la leggiamo tutta. I vescovi invitano anche sacerdoti, catechisti e quanti hanno compiti pastorali ad aiutare i fedeli a interpretare nel modo corretto queste limitazioni. Ci viene chiesto un grande sacrificio, quello di rinunciare alla celebrazione dell'Eucaristia con il popolo. Vogliamo vivere questo digiuno eucaristico, affermano i vescovi toscani, come stimolo a pensare ancora di più all'Eucaristia come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Il fatto che in questo momento non possiamo celebrare pubblicamente la messa non deve farci dimenticare la centralità della celebrazione eucaristica e non ci impedisce di viverne i frutti, in particolare la carità e la comunione. La stessa privazione della celebrazione comunitaria può essere vissuta come gesto di carità verso la comunità civile e come segno di comunione nella Chiesa e con il popolo. Questa privazione può essere inserita tra le penitenze quaresimali, ricordando che anche il Venerdì Santo è un giorno senza celebrazione eucaristica. I vescovi ricordano che i sacerdoti sono invitati a continuare la celebrazione dell'Eucaristia anche senza la partecipazione fisica del popolo e che tutti i fedeli in questa situazione di emergenza si possono unire a questa celebrazione spiritualmente. Per questo i vescovi invitano a mantenere nelle parrocchie il suono delle campane per ricordare che l'Eucaristia non viene meno, anche in questo periodo in cui ne è sospesa la celebrazione pubblica. La nostalgia della messa può divenire occasione di conversione e tappa del cammino che ci conduce alla Pasqua. Questa situazione richiede anche alle comunità cristiane il ricorso ad altre varie iniziative pastorali, anche incentivando l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione come canali di evangelizzazione e di partecipazione alla vita secondo lo Spirito. Questi strumenti possono essere utilizzati per assistere nella preghiera alle celebrazioni liturgiche, ma anche per promuovere iniziative di catechesi, formazione e meditazione. La domenica si invitano tutti i fedeli a collegarsi tramite televisione, radio o social network alle celebrazioni rese abitualmente accessibili per chi è malato o nell'impossibilità di recarsi in chiesa. Nel guardare alle situazioni dei nostri territori, i vescovi manifestano la loro vicinanza alle persone malate e ai loro familiari, agli anziani e alle persone fragili che corrono i rischi più alti dalla diffusione del contagio
ed esprimono gratitudine verso medici, infermieri, personale sanitario, associazioni di volontariato e tutti coloro che in questi giorni in Toscana, come nel resto d'Italia, sono faticosamente impegnati a fronteggiare questa emergenza. Questo, concludono i vescovi, sia un tempo più intenso di preghiera e di riscoperta del grande dono della parola di Dio che già all'inizio di questo tempo di Quaresima ci è stato raccomandato. Non di solo pane vive l'uomo. L'ascolto attento della parola aiuterà anche a prendere coscienza che quanto sta accadendo non deve essere considerato un castigo di Dio. A Dio dobbiamo piuttosto fare riferimento nella preghiera per invocarne la presenza accanto agli uomini come fonte di conforto, fiducia, speranza, fraternità. Come cristiani siamo chiamati a dare testimonianza di tutto questo impegnandoci responsabilmente per il bene comune. Questo sia anche un tempo di consapevolezza della nostra condizione di creature e di carità. L'emergenza che viviamo deve essere occasione per riflettere sulla precarietà e sulla fragilità della vita umana e sul destino comune che abbraccia l'umanità. La diffusione della malattia ci dimostra che siamo interdipendenti gli uni dagli altri e la via di uscita da questa epidemia può essere trovata solo attraverso la collaborazione e la solidarietà di tutti. Maria, salute dei malati, sia sostegno e conforto in questo difficile frangente. Il Signore, fonte di ogni bene, benedica la famiglia umana e allontani da noi ogni male. Questa quindi la nota che ci mandano i vescovi delle chiese della Toscana. Ecco, proseguiamo il nostro notiziario con un appello della Caritas diocesana che è arrivato proprio pubblicamente tramite la conferenza stampa che si è conclusa anche questa da poco nel comune di Arezzo, poi ve la faremo vedere in integrale. L'appello per i volontari del dormitorio di Piazza San Domenico. Vediamo il servizio. Ecco, nella situazione di emergenza che stiamo vivendo, anche una struttura importante come quella del dormitorio ha bisogno di sostegno. Sì, la Caritas sta aiutando Arezzo. Arezzo ora dovrebbe cercare di aiutare Caritas. Caritas si sta caricando da molto tempo della gestione del dormitorio e lo fa con grande passione, attenzione e generosità. In questo momento così difficile alcuni volontari, anche per ragioni personali, non possono garantire il servizio e quindi se qualcuno ritiene di poter dare una mano, insomma, è gradito, è utile, è importante. Io domani mattina incontrerò Caritas intorno alle 9:30 e a quel punto cercheremo di tirare le fila. Noi siamo tutti convinti e appassionatamente uniti per mantenere tutti i servizi, anzi aumentarli. Questo è un servizio importante, però si fonda sulle spalle in particolare di volontari, quindi di persone che possono avere anche bisogni personali e situazioni proprie. Laddove fosse possibile dare una mano, in questo momento sarebbe un segno di grande generosità e di grande aiuto. Da questa mattina TSD offre un nuovo servizio a tutti coloro che a seguito della recente disposizione governativa non vogliono rinunciare ad un momento di preghiera e raccoglimento. Ogni mattina alle 7, quindi, fino al termine dell'emergenza sanitaria, TSD trasmette in diretta la messa feriale celebrata a porte chiuse dalla Cappella della Madonna del Conforto. La celebrazione della Santa Messa del mattino viene trasmessa in differita anche ogni pomeriggio alle 17. La sospensione delle attività didattiche delle scuole italiane prevista dal governo ha provocato una immediata reazione nella nostra emittente che a poche ore dalla pubblicazione del decreto governativo della scorsa settimana si è messa a disposizione dell'ufficio scolastico regionale per la provincia di Arezzo per favorire attraverso la propria struttura e i canali 85 e 217 la possibilità per gli istituti scolastici di offrire ai propri studenti la continuità del programma scolastico mediante video lezioni registrate o in diretta o altre iniziative ritenute idonee a garantire la didattica agli studenti. TSD è un'emittente comunitaria, spiega il direttore Elisabetta Giudrinetti, e a maggior ragione ci è sembrato opportuno offrire all'intera comunità il nostro piccolo granello di sabbia per fronteggiare questa situazione che sta chiedendo a ciascuno di noi cambiamenti immediati e scelte repentine per affrontare e vincere questa sfida che ha assunto una dimensione globale. Le prime video lezioni, secondo un calendario in via di definizione, cominceranno a breve.
E siamo giunti al nostro focus di oggi, dove troviamo tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'emergenza coronavirus nella conferenza stampa che si è conclusa proprio pochi istanti fa nel comune di Arezzo del sindaco Alessandro Ghinelli. Grazie per l'attenzione, buona visione. Buonasera a tutti. Cominciamo con un po' di dati sui ricoveri e sui quarantenati e sui soggetti positivi. Allora, al momento attuale, rispetto alla situazione di ieri, che vi ricordo era di 10 unità, ci sono stati 3 nuovi tamponi positivi, quindi in realtà i soggetti attualmente positivi in provincia di Arezzo passano da 10 a 13 con un incremento di 3. Nella città di Arezzo c'è un solo caso in più rispetto a ieri, che ieri avevamo detto erano 4 i soggetti positivi al Covid-19, uno in più oggi passano quindi a 5. Per quello che riguarda i soggetti posti in quarantena, il numero totale è nella città di Arezzo di 292 persone, di cui 188 bambini, uno in più di ieri, erano 187, ce n'è uno in più, e 18 in più, che portano il numero degli 86 di ieri ai 104. Questo è l'unico grosso cambiamento nella nostra città e dipende dal caso in più che è stato individuato con tampone positivo e che, come ho detto prima, ha portato i soggetti con tampone positivo nella città di Arezzo da 4 a 5, collegati a questa persona con tutta una serie di indagini che sono state svolte dalla ASL, sono stati individuati ulteriori 18 adulti potenzialmente infetti e quindi il numero complessivo dei quarantenati adulti passa da 86 a 104. Il commento su questi numeri da parte mia, poi vi faccio altre considerazioni e vi passo la parola per le domande, è che il fenomeno è in evoluzione nella nostra città, nella nostra provincia, ancora lenta, ma è in evoluzione, non si è ancora fermato. Saluto anche l'assessore Comanducci che è di rientro e il consigliere Scapecchi, che è vicepresidente della provincia, che erano a sostituire uno me e uno la presidente della provincia in prefettura, dove fino a pochi minuti fa eravamo riuniti col prefetto per affrontare insieme a lui, insieme a tutto il comitato ordine e sicurezza pubblica, i temi del Covid-19. Dicevamo che l'evoluzione è la situazione è in evoluzione lenta, ma in evoluzione. Io sarò contento il giorno in cui, perlomeno per la città di Arezzo, ma ovviamente anche per la provincia, potremo vedere in 2 giorni successivi il numero dei tamponi positivi rimanere costante, cosa che ancora non è mai avvenuta, c'è sempre stato un aumento per quanto piccolo. A margine del tema legato ai numeri che vi ho appena detto, diciamo un po' l'attività del Comune che si è svolta da ieri a oggi e che ha portato il nostro coinvolgimento ancora in maniera più impegnativa e più pesante. Anzitutto a livello organizzativo, ci siamo visti con la dottoressa De Santis, che è responsabile della unità che segue per conto della ASL il sistema di individuazione dei soggetti potenzialmente infettati e quindi delle quarantene, ed ecco lei che mi manda le indicazioni sulle quali io poi firmo le ordinanze di quarantena. Abbiamo convenuto che ci sono delle criticità nel sistema di recepimento delle informazioni da parte dei cittadini a livello telefonico. Quindi, come io avevo già dato notizia, il Comune ha proposto un lavoro insieme alla ASL, sta nascendo una sorta di task force legata proprio al trattamento dei dati, sia al loro ricevimento telefonico che alla loro elaborazione, che poi al ritorno per le vie dei mezzi di queste conferenze il ritorno alla popolazione di quali sono i numeri, che possa riuscire a creare una sinergia migliore tra la parte pubblica rappresentata dal Comune e quella dell'azienda. Questo perché il sistema aziendale, nell'ottica di Area Vasta, ha un numero verde
che sostanzialmente accoglie i contatti telefonici delle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto ed è quindi preso d'assalto da parte dei cittadini che vogliono i chiarimenti o vogliono significare le loro condizioni di salute, talora precarie, talora che richiedono una risposta molto celere. Questa risposta in questo momento non riesce ad essere celere per il grande numero di telefonate che arrivano non solo su quella linea ma anche sulle linee dirette del San Donato di Arezzo, che vengono poi deviate su questa unità di lavoro della ASL, che verrà incrementata come numero per quanto riguarda la presenza di medici che stanno all'apparecchio telefonico e danno risposte ai cittadini, ma verrà incrementata anche per parte dell'amministrazione comunale con un sistema di organizzazione che cercherà di rendere più immediata, più veloce, più rapida la gestione delle informazioni. Vi è poi una parte legata alle azioni che l'assessorato al sociale sta facendo per portare aiuto a quei soggetti fragili, li abbiamo definiti così, che sono gli ultra 65 anni, che rappresentano, se non ricordo male il numero, circa 17.000 unità nella nostra città e per molti dei quali il nucleo familiare di appartenenza è costituito tutto da persone sopra i 65 anni di età, rispetto ai quali noi sentiamo la necessità di dare una risposta in termini anche di proprio assistenza personale, ma di questo vi parlerà dopo l'assessore Tanti. Vi è poi l'elaborazione da parte del Comune, d'accordo con altri quattro comuni che rappresentano un po' le città di riferimento delle quattro vallate e quindi Cortona, Sansepolcro, Bibbiena e Montevarchi, di un'ordinanza che recepisca un po' le istanze di queste città che sono comuni, abbiamo condiviso quasi tutto. Ne ho parlato oggi col signor prefetto, non c'è identità di vedute su quelli che sono i provvedimenti da intraprendere, per cui l'intendimento concordato con il prefetto è che noi andiamo avanti con la scrittura dell'ordinanza e domani ne discutiamo in maniera collegiale col prefetto e con gli altri soggetti interessati per dare una linea per quanto possibile unitaria a livello provinciale, perché oggi abbiamo comportamenti diversi da una città a un'altra. Una per tutte la storia dei mercati, vedo che Marcello assentisce, quindi ho, diciamo, la situazione, anche se non sono stato presente a quella riunione fino all'ultimo, abbastanza chiara. Una ulteriore informazione, anche questa positiva per certi versi, è che io vi dico quello che risulta a me oggi rispetto al tema dell'assembramento dei giovani conseguente all'abitudine positiva in tempo di pace, ma oggi assolutamente no, dell'aperitivo in piazza, dove i ragazzi stanno insieme, eccessivamente vicini e quindi eccessivamente in grado di scambiarsi ove fosse presente un soggetto che presenta la patologia del virus, del coronavirus, il problema di potersi scambiare questa infezione. Caffè del Teatro, dietro le quinte, sotto piazza, Terre di Piero chiuderanno da domani. Dandi aveva già chiuso, quindi un numero consistente di locali ha già capito che in questo momento è opportuno chiudere per non dare la possibilità ai ragazzi di radunarsi in maniera così eccessivamente... Se ne fai finire poi me lo chiedi. Allora, loro chiudono, mi è stato riferito, chiudono, quindi per me è per tutta la giornata. È evidente che il tema si pone prevalentemente la sera, ma evidentemente su questo, cioè sul fatto che chiudono tutto il giorno o soltanto il pomeriggio, non mi è stato detto, ma hanno detto noi chiudiamo, quindi io capisco che chiudono in maniera permanente. Nella ordinanza io avevo previsto, insieme ai sindaci dei quattro comuni che vi ho detto prima, di proporre noi una limitazione di orario a questi locali, ma non solo quelli, a tutti i locali dei vari comuni, per evitare questi assembramenti legati alla tradizione dell'aperitivo. L'ultima cosa, una necessità urgente, che è quella di assicurare un numero di volontari per la Caritas per tenere aperto il dormitorio. Non è proprio il caso che il dormitorio chiuda in questo momento, sarebbe drammatico per tanti. Purtroppo i volontari sono in difficoltà per vari motivi e quindi per tutti coloro che intendessero in qualche maniera dare la propria disponibilità a fare servizio di sorveglianza in orario notturno
al dormitorio di Piazza San Domenico, gli chiediamo di farsi avanti perché abbiamo bisogno urgentemente di trovare persone che intendano dedicarsi a questo servizio. Come informazioni da parte mia non ne ho altri, prima però di dare la parola all'assessore Tanti sulla questione degli anziani, domande se ce ne sono. Tu me l'hai già fatta ma non ti ho risposto. Prego. Sindaco, il bilancio di oggi, l'ho detto, non è dei migliori. Non ho conferma. Altre domande? Sì, scusi, in merito all'interruzione della distribuzione dell'acqua alla Colline Pergine, pensa che sia stata la soluzione migliore che è stata scelta dal sindaco oppure adesso la telefonarelli? Perché ora che non trovano l'acqua magari vanno di più al supermercato. Beh, insomma, io credo che il mantenere in condizioni igieniche efficienti i fontanelli pubblici sia un problema molto grosso, quindi io non me lo sta dicendo lei, sto commentando diciamo in diretta il fatto, credo che se avessi avuto diciamo opportunità di quel tipo probabilmente avrei fatto la stessa cosa, perché è una responsabilità troppo grossa quella di mantenere aperto un punto acqua. Certamente non è che andranno di più al supermercato, compreranno qualche bottiglia d'acqua in più, è un problema economico più che diciamo di scelta politica di fondo. No, c'è una discreta confusione sull'argomento. Io su questo vorrei, visto che alla riunione in cui c'è stato un collegamento in diretta col governatore Rossi è stato presente in mia vece Marcello Comanducci, che prendesse lui la parola, perché io l'ho seguita fino a un certo punto, poi sono dovuto venire qua e quindi non so come è andata a finire. So che ci sono cose dette dal governatore in palese contrasto con quello che è il contenuto dell'ordinanza numero 8. Quindi Marcello, se vuoi darti l'aggiornamento, funziona il microfono, eh? Ah sì, vieni qua. Buonasera a tutti. Allora, il governatore Rossi era a dir poco infuriato perché abbiamo notizie ovviamente che dopo il decreto a livello nazionale ci sono migliaia di persone che si sono tra virgolette trasferite in Toscana, soprattutto nelle seconde case, e questo ha colpito principalmente tutte le zone di mare, in particolare l'Elba, ma a detta sua anche il territorio aretino. Quindi si auspicava che il governo a breve esca con un nuovo decreto che possa in qualche modo sia diciamo normare queste persone che di fatto sono scappate, quindi farle tornare comunque nelle proprie residenze, e sia secondo lui anche trovare una, diciamo, un livellamento di tutte quelle che sono le restrizioni che possa essere interpretato uguale in tutta la nazione. Tanto di più non si può dire, quindi vediamo se il governo a breve uscirà con questo nuovo decreto, però c'è assolutamente bisogno di mettere un po' di ordine perché è stato lasciato troppo in capo alle regioni e a sua volta ai comuni troppa discrezionalità, quindi sembra che esca diciamo un nuovo decreto. Tolto questo, per quanto riguarda le persone che si spostano, tenendo di conto che ad oggi per lavoro o per salute tramite un'autocertificazione questo può avvenire, lui è stato chiaro che l'ordinanza che ha fatto la Regione, che prevede la messa in quarantena obbligatoria di tutti quelli che provengono da queste regioni, vale principalmente per chi è residente da noi, e quindi lui oggi ha ribadito che non vale per esempio chi si sposta da Milano per venire a Arezzo per lavoro, dorme un giorno qui, non deve obbligatoriamente fare la quarantena, anzi prima torna a casa e meglio è, questo è quello che è stato praticamente detto. Quindi di fatto credo che però nelle prossime 24 ore sia a livello nazionale e a sua volta a livello regionale ci saranno comunque delle nuove normative che metteranno un pochino a posto una situazione che di fatto doveva fare del bene, ma in realtà ha spostato migliaia di possibili infetti in tutta Italia, quindi a breve ci aspettiamo comunque che escano delle novità. Nuove normative significa ampliamento delle zone rosse?
Questo ora vediamo, più di tanto non si può dire, ma sicuramente dovranno uniformare senza ombra di dubbio quelle che sono le restrizioni, quello sì. Ne abbiamo parlato anche ieri, io capisco il vostro sforzo di informare i cittadini attraverso i vostri organi, ma non possiamo dire più di tanto, non è corretto dire più di tanto, perché le fughe di informazioni comportano poi problemi di gestione di quello che è il vero contenuto delle ordinanze. Ricordiamo che la fuga da Milano di sabato notte è un qualche cosa che è venuto fuori perché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è uscita prima ancora che fosse firmata, tant'è vero che tra quella versione e quella poi firmata ci sono delle differenze. Quindi voi, come ho già detto ieri, fate bene a chiederle queste notizie, ma non meravigliatevi se i vostri interlocutori, se hanno la testa sulle spalle, non ve le danno. Altri? Non so se avete già parlato, sono arrivato un attimo in ritardo, di notizie che riguardano difficoltà particolari di alcune aziende sul territorio, no. Di lavoratori che sono in difficoltà perché devono stare a casa piuttosto che andare al lavoro ma non trovano le mascherine sul territorio, cose del genere. No, questo me lo stai dicendo te. Il tema delle mascherine è un tema che verrà affrontato nuovamente anche domani, perché non c'è nemmeno su questo una univocità di atteggiamento. L'azienda sanitaria ha sempre sostenuto che le mascherine sono un presidio che deve essere utilizzato dai portatori del virus o dai presunti portatori del virus e non da tutti i cittadini. Quindi in quest'ottica sono state limitate. Non sappiamo qual è la ratio di questa interpretazione, devo dire abbastanza singolare, se non quella che, essendo il numero di mascherine disponibili relativamente limitato, le si vogliono destinare solo a una parte dei cittadini, cioè a coloro che sono potenzialmente attivi dal punto di vista della trasmissione del contagio. Certo si è che Borrelli ha dichiarato che ha comprato 22 milioni di mascherine, quindi queste mascherine al giro da qualche parte andranno, qualcuno ne potrà utilizzare. Ieri noi siamo stati costretti a mandarne 4 a una famiglia in quarantena che non le aveva e la ASL non era in grado di fornirgliele, quindi il tema mascherine è un tema aperto. Però ripeto, bisogna che qualcuno, che non posso essere io, ci dica come vanno usate, perché se io impongo a tutti i commercianti di indossare guanti e mettere mascherina, secondo me faccio una cosa sacrosanta, ma non vorrei che qualcuno poi mi accusasse del fatto che perde clienti perché la gente non entra nemmeno in negozio se ti vede con la mascherina. Allora le mascherine o si mettono tutti o non le mette nessuno. Ma sicuramente a livello economico non è più un problema solo del comparto turistico, è diventato un problema un po' per tutti, perché le aziende hanno rapporti continui con Lombardia, che è un comune importantissimo, quindi hanno bloccato tutti gli ordini, hanno bloccato le merci perché non avevano più la scena. Siamo in una fase obiettivamente che a livello economico nessuno sa quando finirà, in questo momento è gravissimo. Però bisogna, proprio per questo motivo, come più volte abbiamo detto, cercare tutte le soluzioni possibili per limitare il contagio, proprio perché l'unica soluzione è proprio quello, ridurre il contagio, ridurre i giorni e tornare alla normalità il prima possibile. Oggi nessuno è in grado di capire questo che comporta, ovviamente l'azienda non ossigeno che ogni mese che passa si riduce, quindi speriamo, anzi continuiamo a fare l'appello tutti, soprattutto voi, proprio su limitare il più possibile le zone di affollamento, perché purtroppo noi abbiamo tutti notato che c'è una generazione, soprattutto quella fino a 30-35 anni, che in questo momento sta facendo assolutamente finta di niente, cioè continua a fare quello che faceva prima. Quindi su di loro dobbiamo soprattutto fargli capire che sono poi dei veicoli. È vero che è improbabile che si ammali, ma è quasi impossibile che poi alla fine magari possano morire, poi sono dei veicoli che li portano a casa il virus. Quindi lavoriamo tutti per ridurre al massimo il contagio e questo periodo. Domande? Se no passo la parola all'assessore Tanti, che vi racconta le iniziative che il suo assessorato sta mettendo in piedi per risolvere una parte dei problemi degli anziani maggiormente sottoposti a rischio, non tanto di prendersi il virus quanto per le conseguenze. Saluto il consigliere Valli. Buonasera a tutti. Allora, alcuni numeri ve li avevamo promessi per avere un quadro esatto della città. Nella città di Arezzo in questo momento ci sono 25.366 over 65 anni, di cui 8.495 sopra gli 80 anni. Di questi, come ricordava il sindaco, 17.077 cittadini o vivono soli o vivono con un coniuge o con un compagno che ha esso stesso o essa stessa più di 65 anni. Quindi la nostra platea di riferimento
e di 17.077 aretini che avendo appunto più di 65 anni sono considerati in questo momento la fascia più fragile, la fascia più a rischio. Al fine di, come dire, rispondere alle loro esigenze e alle loro domande, accompagnarli, non lasciarli soli in questa fase un po' complicata, sono stati attivati due numeri di telefono che ve li dico e sono 0575 377 179 e l'altro è 0575 377 281. Che sono due numeri di telefono che sono contattabili sempre, ovviamente in orario di ufficio, poi c'è un cellulare che poi vi dico, al fine di capire se hanno qualsiasi tipo di necessità, dalla spesa ad un accompagnamento da qualche parte, meglio se non si muovono, ma se ne fosse necessario, oppure della cosa più importante, delle informazioni base, anche in questo momento in cui le grandi informazioni aiutano, però possono creare anche ansia. Quindi sono due numeri di telefono, non tanto per l'emergenza sanitaria, perché per quella c'è l'ASL, quanto per tutte quelle che sono le reti di accompagnamento e di supporto in un momento così difficile. Il numero di cellulare che abbiamo messo a disposizione già da qualche giorno è il mio di servizio ed è il 345 0800 400. Rispondo io al fine di dare qualche notizia, qualche informazione. È evidente che questi sono dei numeri di riferimento per le persone che non hanno una rete familiare, quindi se uno ha un figliolo, una figlia, un nipote che li può supportare, per noi è importante per non avere un numero che è già poderoso, che è già imponente di riferimento, così che si possa arrivare a tutti. E questi sono veramente tutti i cittadini aretini sopra questa fascia di età. C'è poi un progetto più specifico legato a quelli che sono già in qualche modo sostenuti dai servizi e quindi si fa riferimento alle 100 unità esatte che già in questo momento hanno il servizio di assistenza a domicilio, le 80 persone che usufruiscono del PONI della solidarietà, cioè di coloro i quali li accompagnano in dei servizi particolari, 30 persone che usufruiscono dei pasti a domicilio e i 150 ospiti sommati tra disabili e anziani che godevano del servizio nei centri diurni e che oggi, essendo chiusi, si trovano nelle condizioni di non avere più questo servizio. È evidente che i centri diurni sono centri di socializzazione, quindi nella misura in cui sono a casa, chiaro, non socializzano con gli altri, ma anche laddove ci fosse una situazione di particolare fragilità della famiglia, i due numeri di riferimento sono attivati proprio perché si possa dare loro una risposta domiciliare. Quindi c'è in questo momento, in via del tutto straordinaria, un fondo di circa 40.000 euro per questa prima fase che è funzionale al supporto a domicilio di queste persone che in questo momento supporto di altro tipo non ne possono avere. E questa è la parte più strettamente legate ai servizi sociali e di coesione sociale. Dopodiché abbiamo messo a punto, migliorandolo in parte, il piano famiglia, quindi il congelamento delle rette per le scuole comunali, nidi e materne, fin tanto ce ne sarà bisogno, la sanificazione mercoledì, giovedì e venerdì delle scuole municipali, nidi e materni, indipendentemente dal fatto che non abbiano per fortuna riscontrato particolari problemi, quindi dei 17 immobili che fanno riferimento alle scuole municipali, il personale educativo, cioè i nostri maestri, i nostri educatori, sono già al lavoro per vedere di creare dei momenti educativi da consegnare alle famiglie, da socializzare con le famiglie per fare fronte al fatto che i bambini sono a casa. I servizi ADE, mentoring e diritto di visita sono sospesi nella parte generale, ma sono invece attivi su richiesta. Quindi anche lì, laddove ci sia una condizione di particolare difficoltà o di particolare fragilità, siamo nelle condizioni di rispondere attraverso le nostre forze e anche grazie all'aiuto delle forze delle cooperative che ci hanno dato una grande mano rispetto a quello che vi ho detto prima.
I riferimenti dei progetti sono, per quanto riguarda la scuola, la dottoressa Pepi, per quanto riguarda il sociale, la dottoressa Caravelli e ovviamente la dottoressa Chianucci per entrambi gli ambiti. Chiudo ricordando l'appello del sindaco. Io domani mattina ho un incontro con Caritas per prendere atto delle difficoltà che comprensibilissime ci sono in questo momento per quanto riguarda i volontari del dormitorio, che hanno qualche difficoltà a garantire il servizio costantemente. Ci confronteremo domani mattina. È chiaro che, ed è evidente che, laddove ci fossero persone che magari fino ad oggi non hanno fatto questo servizio ma ritengano di volerlo fare da ora in avanti, in questa fase, in questo momento, ci è ancora più utile, più necessario e ve ne è più bisogno rispetto ai momenti precedenti. Quindi per ora questi sono i servizi che abbiamo messo a disposizione. Metteremo su Facebook come sempre i numeri di telefono, poi ve li manderemo in maniera più ordinata, di modo che le persone possano essere aggiornate circa queste misure, che ripeto sono quelle immediate. Poi speriamo di no, ma insomma, se la situazione dovesse continuare ve ne saranno altre. Ho mandato, chiudo, una lettera a una serie di soggetti di volontariati di terzo settore per supportarci soprattutto nel progetto quello esteso, cioè dedicato ai tantissimi aretini, ai 17.000 aretini sopra i 65 anni. Stanno arrivando molte risposte di adesione, di supporto, di volontà di aiutare. Non ve le dico ora perché l'ho mandata oggi, quindi sarebbe ingeneroso rispetto a chi non ha fatto in tempo a rispondere, ma saremo sicuramente, se non domani, dopodomani, nelle condizioni di avere un elenco di persone del terzo settore, dei club di servizio, del volontariato, del mondo sportivo, che ci daranno la loro disponibilità per accompagnarci in questa fase così difficile. Ricordo i numeri, che sono imponenti: 25.366 aretini in questo momento hanno più di 65 anni. Chiudo con l'appello di Marcello Comanducci, cioè se volete bene ai nonni, ragazzi, state a casa. Altre domande? Un'altra notizia interessante che ci ha scritto il comune di Yunjiang, col quale non siamo gemellati ma col quale ha aperto un rapporto di stretta amicizia, e che ci ha significato la loro disponibilità, sapendo delle nostre difficoltà in questo momento in Italia riguardo al coronavirus, di aiuto che loro sono in grado di darci. Io sto firmando la lettera con la quale ricordo che in quel comune aveva fatto Yunjiang, dove era stato Marcello Comanducci a inizio mandato, per tessere un rapporto di, diciamo, amicizia e di scambio soprattutto commerciale. Bene, si sono fatti vivi, molto, molto bravi, e ci hanno detto siamo a disposizione, quindi io sto scrivendo la risposta, grazie per qualsiasi cosa che potete fare. In particolare, siccome loro ne sono grandi produttori, se ci date un po' di maschere non ve le rimandiamo indietro, basta che ce le mandate Portofranco, perché sennò c'è Pagalle.